Giulio era in Egitto, lavorava ad un dottorato di ricerca che gli aveva assegnato la professoressa di Cambridge. Stava svolgendo un lavoro con professionalità e metodo. Il 25 gennaio 2016 aspettavamo una sua telefonata, che non arrivò. 9 giorni dopo fu ritrovato il suo corpo martoriato. Quando andai per il riconoscimento, su quel viso ho visto tutto il male del mondo. Da allora la mia vita è cambiata, il mio tempo è diverso. Quando ho incontrato le mamme di Plaza de Mayo, le cosiddette irregolari, quelle che girano, girano, perché se si fermano possono essere arrestate per manifestazione non autorizzata, quelle che girano e girano in silenzio per chiedere la verità sui loro figli desaparecidos, quelle che non erano sole, agli angoli c'erano i loro uomini, che impedivano alla polizia di caricare coi cavalli. Quando ho parlato con loro, ho capito che io faccio parte di questo gruppo di donne. E mi è venuto spontaneo uscire e lottare, confrontarmi e stare nel pubblico. Da allora parlo al plurale. All'inizio tante mamme egiziane mi hanno contattato per dirmi: "Parla tu per me, perché qui in Egitto io non posso". Ogni giorno in Egitto spariscono 4 ragazzi come Giulio e non fanno più ritorno, ogni giorno dell'anno. Io sono come Ilaria Cucchi, che ha ridato dignità a suo fratello. Io sono come Pietro Orlandi, che sta cercando la verità su cosa è accaduto a Emanuela. Io sono come le tante persone che vogliono verità e giustizia per i loro cari, uccisi, scomparsi, torturati, seviziati. E poi infangati dai politici e dai giornalisti. Se noi riusciamo a sfondare, ad aprire una fessura in quel muro che ha sempre bloccato in Italia tante verità, se lo facciamo con Giulio, lo buttiamo giù per tutti il muro. Mi chiedono: "Ma come fai a non piangere? C'è ancora un modo per piangere? Piangere è già un livello leggero. Scusatemi, non voglio essere fraintesa, c'è anche il non piangere che può essere ancora più tosto. Il piangere diventa tante cose che non sono solo le lacrime. Il piangere diventa altro. Quello che ho fatto finora insieme a Claudio e tutta l'onda gialla è piangere chiedendo". C'è tutto il discorso sulla vittima che mi sta molto a cuore. La vittima non può più parlare pubblicamente. La vittima non è più un cittadino. Noi vogliamo rispetto per Giulio. Considerato che Giulio ha subito tutto il male del mondo, i giornali non devono indugiare in particolari inutili e degradanti per Giulio, ma devono farci da scorta mediatica. Abbiamo bisogno di un giornalismo investigativo, che vada a cercare nei rapporti tra Italia e Egitto le cause del trattamento fatto a Giulio e dell'assenza di collaborazione nelle indagini, ai depistaggi. Ci hanno detto: "Non arriverete a nulla". E invece siamo arrivati a definire la data del processo. Noi, il popolo giallo, teniamo sempre illuminata la nostra tragedia. Avere il bracciale, la spilla, lo striscione è molto importante. È un segno di riconoscimento che avvia la narrazione su Giulio. Incontriamo chi ci chiede cos'è la spilla o il bracciale e noi glielo spieghiamo. Ho scelto il giallo perché era il colore preferito di Giulio. L'onda gialla ci dà la forza e il coraggio di continuare a superare i momenti difficili. Tanti genitori, in memoria di Giulio, hanno chiamato Giulio i loro figli. È una cosa che mi fa molto effetto.
Paola De Fendi, madre.